Sara, come state? Bentornati sul canale. Oggi vlog, sono in una pasticceria e siamo a Brooklyn, nel quartiere di Dyker Heights, e andremo a fare un giro insieme nel quartiere più natalizio che c'è a New York, che è appunto questo di Brooklyn. E vedremo un sacco di case piene di luci e poi vi racconterò meglio. Intanto ci stiamo prendendo qualcosa da mangiare perché è ora di merenda, quasi sulle 4:30. Stiamo aspettando le 5 perché accenderanno le luci tra poco. Abbiamo iniziato il nostro giro, cioè Emma Rose è un po' disperata perché fa freddo e perché ha capito che dovrà camminare per un po'. Emma Rose! Queste sono le primissime case che ci sono qua, cioè non è che siano proprio le prime, ma sono le prime che vediamo. Sono le 5 e stanno già accendendo tutte le luci. È proprio un insieme di strade, tutte una di fianco all'altra. Magari metterò la mappa così potete ritrovare questo quartiere. Adesso c'è un grandissimo traffico di macchine e probabilmente adesso anche arriverà molta più gente, e penso che ci sia anche molte persone che fanno il giro in macchina perché effettivamente stasera fa abbastanza freddo. Le case un pochino più spoglie sembrano, che poi alla fine sono ricchissime di luci, sembrano veramente delle poracciate in confronto alle case che invece hanno speso tantissimo per fare le decorazioni. Ma leggevo che ci sono alcuni proprietari di case che arrivano a spendere anche più di $20,000 per decorare queste case, solo per decorarle. Pensate che poi per un mese tengono le luci accese, quindi io non so che consumo di energia abbiano. Qui c'è la fila di gente che aspetta di farsi la foto. Ecco, questo è un genere che a me può piacere rispetto agli altri, questo mi piace molto. Queste luci colorate, insomma. Allora, siamo rimasti io e Timmy. Io e Timmy qua perché fa troppo freddo, allora Emrose è tornata in macchina. Pur avendoli vestiti da inverno pieno, aveva freddo e forse anche un po' stanca. Quindi, no Timmy, no. Questi vogliono vendere le luci ai bambini, ma... Adesso andiamo in cerca delle case tutte rosse perché a Timmy piacciono le lucine rosse, vero Timmy? Babbo Natale lì, aiuto! Guarda cosa c'è scritto! Joy! Joy! È pazzesco quante case ci siano decorate, sono una di fianco all'altra. Quindi preparatevi se venite perché appunto potrebbe fare molto freddo e dovrete camminare per un bel po'. Cioè non è neanche tanto, però starete fuori tanto perché ci sono così tante cose da vedere. Alcune un po' pacchiane, devo dire, altre un po' più carine. Tipo il Babbo Natale sulla porta di prima, un po'. Questa gita si sta rivelando più dura del previsto perché anche Timmy vuole ritirarsi in macchina per il freddo.
appena chiesto a un signore di farci una foto, ricordami a Timmy, ma mi sa che è venuto tutto mosso. Comunque è pieno dei guantini, sciarpine, cappellini persi, quindi secondo me fanno tanti di quei ritrovamenti di accessori antifreddo qua nel quartiere il giorno dopo. Siamo davanti alla decorazione che, se ci fosse Emma Rose, sarebbe contentissima. Un albero pink. L'albero pink per Emma Rose. Ecco, è arrivato il momento di andare verso la macchina anche per noi. Non siamo riusciti a vederle tutte assolutamente, penso boh, neanche la metà. E non ho visto alcune delle famose, quindi mi sa che proprio ce le siamo perse perché abbiamo vagato un po' a caso tra le vie. Ecco, ce l'abbiamo fatta a tornare in macchina, ma... Adesso vediamo se riusciamo a fare un altro giro in macchina, appunto per vedere ancora un po' di case, magari quelle più lontane. Yahoo! What are you saying about? Grazie per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!